Ciao a tutti e benvenuti, bentornati nel canale. Allora, stavo cercando un tag natalizio e siccome ne ho trovati tanti, ma diciamo che le domande erano più o meno le solite, insomma, così, ho detto stavolta lo invento io. Quindi mi sono inventata un tag che ho deciso di chiamare The Magic Christmas Tag, in onore di Sarah Magic. E nulla, quindi ho fatto 10 domande e poi la undicesima che è il solito tagga. Mi sono messa un po' più lontana dal video, dallo schermo, insomma, perché se no non si vedono le mie bellissime cornine da renna, che come sapete ogni anno tiro fuori e per qualche video le uso. ho ancora un po' di tosse, quindi questo video avrà ancora la tosse, ma prima o poi ci saranno anche video senza tosse. Ho qua il foglio con le domande, ve le lascerò scritte anche giù nell'info box e quindi direi di iniziare subito. Domanda numero 1. Come ti senti quando arriva il Natale? Allora, per me il Natale è un periodo molto bello, molto carino. Mi piace soprattutto per l'atmosfera che si respira nelle città, nei negozi, nei paesini, quindi tutte queste luci, tutte queste cose carine, tipo le renne, tipo i pupazzi di neve, i peluche, eccetera. E quindi è un periodo sicuramente molto molto carino, che secondo me mette allegria. Poi, il regalo che ti ricordi di avere più atteso da bambina? Allora, devo dire che penso, perché poi i ricordi sono quelli che sono quando si è grandi da ricordarsi da bambina. Penso che comunque fosse una bambola e non una Barbie, stranamente, perché io ricordo che non amavo le bambole, mi piacevano tantissimo le Barbie, ma le bambole non tanto. Però mi ricordo che quell'anno avevo chiesto una bambola particolare che tipo beveva il latte, se schiacciavi mi pare la manina faceva, parlava, delle cose del genere, e lo volevo tantissimo. Lo volevo tantissimo e quindi penso che sia stato uno dei regali che più ho atteso, proprio che non vedevo l'ora di spacchettare, che veramente ho detto mamma mia, lo voglio assolutamente questo bambolotto, bambolina, insomma. E quindi sicuramente quello. E poi anche la casa di Barbie, quella che vi ho fatto vedere nel video dove vi ho mostrato le cose delle Barbie, perché anche quella, essendo un amante delle Barbie, insomma, mi piaceva averla. Poi, quali sono le figure natalizie che preferisci? Allora, adoro i pupazzi di neve, per me sono stupendi, mi piacciono un sacco, mi piacciono proprio in ogni forma, cioè nelle maglie, nelle cose da vestire, nelle statuine, nelle cose, nelle candele, mi piacciono un sacco, sono molto carini, simpatici, teneri. Poi mi piace molto, come si chiamano, le renne, quindi le renne varie. Anche qua peluche tipo lei dietro, eccetera. E devo dire che come simbolo mi piace anche l'omino di pan di zenzero, il gingerbread, che è molto simpatico. Ecco, sono questi. Non tanto il Babbo Natale, per esempio, non mi fanno impazzire le cose col Babbo Natale. E sì, questi sono i miei top 3, diciamo. Domanda numero 4. Fai l'albero di Natale l'8 dicembre quando capita? Allora, lo faccio a dicembre, poi che sia l'8, che sia il 5, che sia il 10, non è proprio una tradizione. Una volta lo facevamo sempre l'8 dicembre, però poi magari impegni, robe varie, capita che quando hai un momento libero ed è dicembre lo fai. Non mi piace farlo prima, sinceramente, non lo trovo carino, secondo me. Per quanto sia bello avere l'albero di Natale, a me piace nel mese di dicembre. Poi, negli ultimi anni i negozi iniziano ad esporre cose natalizie molto presto, già a fine ottobre. Ti piace questa cosa oppure no? Allora, anche qua, no, non mi piace sinceramente. Preferirei dessero più spazio ad Halloween, quindi magari iniziassero già a mettere le cose di Halloween che ne so, a metà ottobre e tenerle molto di più. E poi iniziare con le cose natalizie, magari dal 20 novembre, 25 novembre, così per tutto il periodo. Ovviamente per questioni di marketing comunque non si può fare perché la gente parte già per Natale a prendere acquisti
a ottobre, però no, non mi piace tanto questa cosa. Come dico sempre sul canale, per me Natale è dicembre, cioè il mese di dicembre è il mese di Natale. E quindi vedere tante cose prima è bello, però è presto, ecco. Poi, domanda 6, quanti regali fai e quanti ne ricevi di solito? Allora, intanto di solito faccio regali alle persone proprio più strette, quindi più o meno ho calcolato che 6-7 regali, non di più, e mi piace fare tanti pensierini anche, quindi magari un mio regalo è una busta con dentro due o tre pensierini, perché mi piace, a me piace ricevere per esempio più cose invece che magari un regalo unico, e quindi ho questa cosa qua, magari che ne so, metto un bagnoschiuma, poi una candela, poi non lo so, un bracciale, una roba del genere, no? Mi piace. Quanti ne ricevi di solito? Più o meno. Diciamo che ricambiano quelli che faccio io. Mi piacerebbe riceverne di più, soprattutto magari a sorpresa. Nel senso che è veramente molto molto bello quando non ti aspetti un regalo, anche solo un biglietto d'auguri. Per esempio, quest'anno l'ho fatto, ho mandato un paio di biglietti di auguri a persone che sicuramente non se lo aspettano e spero che gli farà piacere, insomma, ricevere queste mie notizie, diciamo così. Poi, preferisci la cena della vigilia del 24 o il pranzo del 25? Io preferisco il pranzo, non ho mai fatto cene il 24 e quindi assolutamente pranzo. Poi ti piace fare i pacchi regalo o ti affidi ai commessi? Scrivi anche i biglietti di auguri in allegato? Allora, mi piace fare i pacchetti, lo trovo molto carino, soprattutto mi piace addobbare i pacchetti. Quindi mi piace mettere fiocchi, fiocchetti, nastrini, cose decorative, però non sono tanto brava, lo ammetto, e perdo subito la pazienza. Io non sono una persona molto precisa, ormai lo sapete, e quindi magari se il pacchetto non viene benissimo, io dico vabbè, va bene, dai. E invece poi magari mi accorgo che non va poi così bene, la persona dice ma questa che pacchetto mi ha fatto? Però io preferisco farli. Appunto dicevo, preferisco farli da me che farmeli fare dai commessi, anche se sicuramente quelli dei commessi sono più belli. E i biglietti d'auguri sì, o li faccio io o li prendo già fatti alcune volte quando magari non ho tempo, però c'è sempre il biglietto d'auguri. Poi, pensi che la tecnologia abbia tolto la magia di ricevere per corrispondenza biglietti di Natale d'auguri? Ne hai mai ricevuti in passato? Sicuramente la tecnologia ha tolto un po' questa cosa ed è un po' un peccato, però è anche comoda perché magari riesci a raggiungere più persone, magari non ti va di spendere, che ne so, tipo 40 euro, adesso metto cifre così a caso, per bigliettini proprio per tutti, anche amici lontani, parenti che non senti, che non vedi, eccetera. Invece un messaggio WhatsApp, un'email, qualsiasi cosa è gratis, quindi fai la tua bella figura senza spendere. Però avere il bigliettino è molto carino, secondo me, riceverlo. Ne hai mai ricevuti? Ne ho ricevuti alcuni in passato, sì, quando ero più piccola. Tra l'altro uno arrivava dall'America perché avevo un'amica praticamente che veniva qua in estate, che abitava in America e quindi mi ricordo che mi aveva inviato questo bellissimo biglietto di Natale con la città americana, la canzoncina, e ho detto wow, questo biglietto arriva dall'America, che figo! E quindi sì, ogni tanto ne ricevevo, ma non tantissimi. Ok, concludo con l'ultima domanda, che è una domanda solo per quest'anno, ovvero come pensi di passare o comunque come sarà questo Natale 2020? E devo dire che sarà un Natale un po' triste forse, però io è un po' di anni, un po' di Natali che comunque non festeggio, nel senso che non faccio nulla, nel senso che non faccio proprio il classico pranzo con i parenti, la cena con i parenti, eccetera. Quindi per quanto mi riguarda non cambierà tantissimo. Mi dispiacerà ovviamente non potermi spostare, non poter andare a trovare magari dei parenti, degli amici, eccetera. Quello sicuramente mi dispiacerà. Ultima tagga, allora siete tutti taggati ovviamente, però in particolare io ho preso quattro personcine che le taggo e sono Duca Von P, che saluto e che so che ama il Natale, quindi magari rivuole rifare questo tag, una nuvola di zucchero, ricette risate in pochi minuti,
e fragolino 86. Quindi se vi va fate questo tag. Io vi saluto qua, come sempre se ancora non siete iscritti iscrivetevi al canale, lasciatemi un bel like e un commento qua sotto. Bacioni, alla prossima, ciao!